Quindi sembra optare per una gara di puro contenimento, mentre invece a 17 minuti dalla fine dell'incontro agguanta i due punti grazie alla rapidità di Caniglia. Senza Zavarov e Aleinikov, la Juventus perde 1-0 in casa contro l'Atalanta, bissando la sconfitta interna di un anno fa firmata Evair. Caniglia aveva chiaramente un debito con la sorte finora in questa stagione. Dopo tanta sfortuna è arrivato il gol sul terreno del Comunale di Torino. Sì, finalmente è arrivato un gol veramente troppo importante per noi, no? Aver vinto qua con la Juve è troppo importante, e anche per il mio gol, no? Veramente ho stato un po' sfortunato in partita scorsa, e adesso è arrivato il gol e anche la vittoria.